dei documenti, che facciamo la contravvenzione? Ma i documenti non ce li ho, però la tessera della mensa. Per farle capire che non sono un usurpatore dello Stato. Io le tasse universitarie le pago. Su via, non ho tempo da perdere. Favorisca le generalità. In generale sto così e così, ho un po' di mal di pancia. Non ho tempo da perdere, forza, nome e cognome. Aieie. Aieie? E come si scrive Aieie? I come lunga e Ieie si ripete. Vabbè, sentiamo il cognome. Smith. Smith? Sì. Aieie Smith. Ah. Quindi suppongo che lei abbia la mamma marocchina e il nonno americano? Certo. Ma che nonno americano, via. È inutile che inventi scuse. Allora, in data 20 febbraio 2018, il signor Aieie Smith, se questo è davvero il suo nome, sì, sale sulla linea 14, non munito del titolo di viaggio. Vorrei anche dire che mi ha istigato a fare la stessa cosa. No, istigato. Peccato, signor Smith, che da quest'anno ATAF abbia intensificato i controlli. E inoltre la sua lamentela sul fatto che il costo del biglietto sia troppo elevato non ha motivo di esistere, visto che ATAF ha portato il prezzo del biglietto da 1,20 euro a 1,50 euro per garantire un servizio più efficiente. Efficiente? Ma che cazzo? Vuole che le racconti tutti i casini che ho dovuto passare oggi? Devo andare a lezione al Polo di Sesto. Primo autobus pieno, secondo autobus fuori servizio. Terzo, pure la multa, per non dire che se dopo la mezzanotte non ci sono più autobus, io non posso tornare a casa. A meno che nel vostro piano di efficienza non ci siano delle corse notturne previste. E in realtà quelle sono previste solo per gli studenti americani. Io che ho un nonno americano... Ancora questo nonno americano? Ascolta, la prossima volta fai il biglietto e non istigare gli altri a non comprarlo. Ben via, vai. Grazie. Stop! 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 Stop!